Fulgido esempio della storicità di queste terre è il comune di Bertiolo, dove passato e presente si legano armoniosamente. I primi cenni storici che riguardano Bertiolo risalgono al 1270, se non ricordo male. C'è un documento che parla appunto di questa cittadina. Bertiolo, secondo la tradizione, deriverebbe da Berto d'Aliolis, Berto che abitava nelle Olle, perché qui siamo in una zona di Risorgive, e quindi da qui questo nome, questa tradizione che vorrebbe questa origine. Ci sono poi le frazioni che hanno addirittura delle origini documentali ancora più antiche. Pozzecco e Virgola sono già citate nel 1174 in una bolla pontificia, e Sterpo, che è la frazione più piccola ma anche più bella del comune, è citata addirittura in un documento del 1030. A dominare la campagna bertiolese il santuario della Beata Vergine di Screncis, maestosa costruzione neoclassica opera dell'architetto Giuseppe Zandigiacomo. Sì, alle mie spalle c'è il santuario di Screncis, un santuario molto importante per tutta la devozione popolare, che dal 7 di settembre al 15 settembre di ogni anno vede un ottavario che richiama le parrocchie di tutto un vasto circondario, in quanto questo santuario è stato costruito con le donazioni, con i materiali forniti da tutte le parrocchie del circondario, oltre naturalmente dalle parrocchie del comune di Bertiolo. Qui si tiene questo importantissimo evento, che è un evento che è praticamente quasi un corso spirituale per 8 giorni consecutivi. Tra le frazioni storiche di Bertiolo annoveriamo Sterpo, legata indissolubilmente alle famiglie nobili che si alternarono sul suo territorio, in particolar modo quella dei Colloredo, ricordata in queste pianure per i soprusi perpetrati contro la popolazione, capace di ribellarsi e scatenare la celebre rivolta contadina di Sterpo del 30 luglio 1509. Le caratteristiche dell'incontaminata e lussureggiante natura del Medio Friuli esplodono in tutta la loro dirompente bellezza sulla riva del fiume Stella, la principale arteria regionale di Risorgive. Bertiolo è anche il paese delle Risorgive, in particolare la frazione di Sterpo e tutti gli abitati, l'ambiente circostante, sono zona altamente di rilevanza ambientale. A Sterpo passano da millenni le placide acque dello Stella, che è un tipico fiume di Risorgiva, l'antico fiume Anaxum, come lo chiamavano i Romani. E lì, tra l'altro, a Sterpo abbiamo una quercia, che è un monumento naturale che ha più di 500 anni e che ha vissuto anche le vicende storiche dalla prima rivolta contadina in Friuli del 1509, e lì intorno si sviluppa un ambiente naturale unico, nel senso che qui c'è una fauna molto interessante, ma c'è soprattutto una flora endemica unica al mondo. Questa cittadina è caratterizzata dall'essere città del vino, e a questo riguardo celebriamo ogni anno la festa del vino. Il prossimo anno, dal 12 al 27 marzo 2011, ci sarà la 62esima edizione, è la prima festa enologica regionale, che è organizzata dalla Proloco Risorgive lungo i portici, lungo le vie del paese, e che ha come nucleo centrale uno splendido fabbricato agreste dell'Ottocento, che è l'Enoteca. È una festa che trova la sua particolare importanza poi nel concorso Bertiolo al Friuli, che è un concorso che da due giurie nazionali e internazionali estrapola poi le aziende, il vino più buono dell'annata. Bertiolo è anche città della musica, perché qui ha sede la Filarmonica, la Prima Elus, che è la banda più antica della regione Friuli Venezia Giulia, che inizia la sua attività ogni anno con un concerto benaugurante all'Epifania. Quest'anno, anzi nel 2011, sarà un masterclass per tromba, dove ci sarà il maestro Toro, che è la prima tromba dell'esercito italiano. E nel corso dell'anno comunque ci saranno anche il terzo
concorso internazionale per compositori solo per bande e poi un terzo concorso internazionale per ensemble di fiati. Questo negli anni dispari, perché negli anni pari si celebra il concorso internazionale bandistico, che qui verrà celebrato nel 2012, quando la Filarmonica celebrerà i 200 anni della sua esistenza.